Sono molti gli insegnanti davanti all'ufficio scolastico regionale per quello che è un po' il primo passo dell'immissione in ruolo. Siamo il 26 di settembre, c'è anche una manifestazione, un presidio da parte dei sindacati per spiegare che la buona scuola non è poi così buona, dite voi. È stato sbandierato che la buona scuola è partita, che la buona scuola ha un esito eccellente, noi invece vediamo il contrario. Noi abbiamo ancora la gran parte delle scuole con l'orario ridotto, abbiamo i ragazzi in classe senza gli insegnanti, senza gli insegnanti di sostegno, circa 2.000 posti ancora mancano a Firenze. La buona scuola non ha funzionato in nessuno delle sue caratteristiche, rispetto per esempio agli organici potenziati che dovevano arricchire l'offerta formativa delle scuole. Questi organici non decollano così come sono stati pensati, semplicemente perché, visto che c'è questo personale cosiddetto in più, verrà utilizzato in gran parte per tappare i buchi, per fare le supplenze, non certo per sdoppiare le classi come la legge prevederebbe. Ecco, senza onere di spesa non si fa una buona scuola. E sottolineo che il piano straordinario di assunzioni, che ha visto tanti insegnanti immessi in ruolo, non era niente di più che ciò che era dovuto da questo governo. I precari che hanno risolto i loro problemi non l'hanno risolti affatto. Abbiamo persone ancora in attesa del ruolo semplicemente perché non fanno parte delle graduatorie esaurimento, ma che hanno le caratteristiche volute dalla Corte europea. Quest'anno ci sono state persone, per esempio, che hanno vinto il concorso, il famoso concorso che doveva sistemare i migliori docenti, e che una volta preso il servizio e il contratto si sono sentiti dire: abbiamo sbagliato, il tuo posto non c'è più.